Ciao, io sono Anna e in questo canale parlo di libri. Anche quest'anno è arrivato il momento di fare un po' il punto delle mie letture prima di questi ultimi mesi conclusivi e, come gli anni passati, c'è un tag perfetto per farlo, ovvero il The End of the Year Book Tag. La prima domanda chiede: ci sono dei libri iniziati quest'anno che vorresti assolutamente finire? Il primo è sicuramente Jonathan Strange, il signor Norrell di Susanna Clarke, un discreto mattonazzo che sto ascoltando in audiolibro lungo circa 35 ore e io per ora ne ho ascoltate circa 12, quindi sono più o meno a un terzo dell'ascolto e voglio assolutamente proseguire e ascoltarlo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sicuramente riuscirò a concluderlo entro la fine del 2023. L'altro libro che ho in corso di lettura è L'albero della danza di Kieran Millwood Hargrave, che è la stessa autrice di Vardo dopo la tempesta, libro che ho adorato tantissimo, e anche questo libro, così come Vardo, lo sto leggendo insieme a una mia amica, quindi l'abbiamo iniziato da qualche mese, ovviamente non riuscendo a vederci troppo spesso, non stiamo proseguendo con chissà quale rapidità, però anche questo mi piacerebbe poterlo concludere insieme a lei nel prossimo paio di mesi prima della fine dell'anno. Seconda domanda: hai un libro autunnale adatto per la transizione nella parte finale dell'anno? Sicuramente Jonathan Strange e il signor Norrell è un libro molto adatto perché ha alcuni elementi caratteristici, secondo me, di quella che è una perfetta lettura autunnale. Innanzitutto si parla di magia, quindi di maghi, incantesimi, questa atmosfera un po' misteriosa che secondo me rende questo libro perfetto per essere letto durante giornate piovose autunnali. In più è un libro che si prende il suo tempo, pieno di descrizioni, con anche un discreto umorismo decisamente british, però comunque è un libro pacato, tranquillo, non è pieno di avventura, anzi è proprio basato sulla quotidianità di questi maghi, su tutta una serie di piccoli dettagli che vanno a costruire un mondo più grande. Non è un libro da leggere se si cerca qualcosa di super avventuroso con un ritmo molto veloce, però allo stesso tempo secondo me è un ottimo libro per essere letto in autunno. Terza domanda: ci sono nuove uscite che attendi con trepidazione? Ce ne sono e sono decisamente parecchie. Innanzitutto il secondo volume della saga di Liwaria di Giada Abbiati. Questo è il primo volume, La spada di diamante blu, e il primo di dicembre di quest'anno uscirà il secondo volume, ovvero Il volto della morte. Sono molto molto curiosa di leggerlo. Si tratta di un high fantasy bello corposo, bello denso di world building, in cui seguiamo Hylia, ovvero una mezzosangue che si trova a essere chiamata in pratica a salvare Liwaria, ovvero la terra in cui vive, stravolgendo un po' quello che è il classico ruolo del prescelto, che è proprio uno dei punti centrali di questa saga. Altro libro che dovrebbe uscire davvero a breve, verso la fine di novembre, e che non vedo l'ora di leggere, è il seguito, o meglio il prequel, o comunque la companion novel di Il priorato dell'albero delle arance, ovvero Un giorno di notte cadente o qualcosa del genere, di Samantha Shannon. Si tratta di una storia high fantasy, anche questa bella densa di world building, tantissime nazioni, culture, religioni diverse, intrighi politici, draghi, soprattutto draghi. Questo libro mi era piaciuto moltissimo, eccetto forse qualcosina sul finale che era stato un po' più frettoloso di quanto mi sarebbe piaciuto, però il mondo, obiettivamente, i personaggi anche mi hanno coinvolto davvero parecchio e quindi sono molto molto curiosa di sapere di che cosa si parlerà in questo altro libro, che appunto non mi è chiarissimo se sia un sequel, un prequel, una storia che si svolge in parallelo. Però in ogni caso sono molto molto curiosa, anche perché le edizioni sono spaziali e anche quella di un giorno di notte cadente sarà qualcosa di celestiale, quindi davvero un mattone che varrà la pena assolutamente di essere acquistato e letto. Invece il 7 novembre, ovvero tra davvero pochissimo tempo, uscirà in Italia, in contemporanea con l'uscita inglese, la prosecuzione di una saga che è stata letteralmente
una delle prime saghe fantasy che ho amato visceralmente, che ha praticamente scolpito e caratterizzato la mia infanzia, ovvero la saga di Eragon di Christopher Paolini. Il 7 novembre infatti uscirà Murtagh, ovvero un libro dedicato a uno dei personaggi di questa saga, un personaggio tra l'altro molto grigio, molto complesso, che giustamente secondo me meritava di essere approfondito maggiormente, per quanto non sia uno dei miei preferiti in assoluto. Anzi, mi ha fatto anche abbastanza soffrire durante la lettura di questa saga. L'ho amato, l'ho odiato, insomma, è un rapporto complesso, ma è normale che sia così. E sono curiosissima di sapere come Paolini ha scelto di svilupparlo all'interno di questo romanzo. Non so se sarà una ciofeca o meno, però sono curiosissima di leggere Murtagh. E tra l'altro, Paolini farà una sorta di tour in Italia, a cui io assolutamente parteciperò. Se guardate sul suo sito ci sono tutte le date del tour, sia europeo che italiano. Informatevi sul suo sito se siete interessati a partecipare. Io sinceramente sono molto emozionata da questa cosa, appunto perché questa saga ha letteralmente è stata una delle prime vere e proprie saghe che ho adorato dalle elementari, insomma, una delle prime saghe fantasy complesse che ho letto. Infatti anche qui si tratta di una saga high fantasy che segue Eragon, ovvero un ragazzino che si trova con un uovo di drago che si schiuderà e lo farà diventare di fatto un cavaliere dei draghi e dovrà in qualche modo riuscire a salvare la sua terra dall'imperatore crudele che siede sul trono da centinaia di anni. La trama è abbastanza classica. Però insomma, per quanto possa avere dei difetti come storia, letteralmente mi ha formata talmente tanto come lettrice che non posso voltargli le spalle, quindi non vedo l'ora davvero che esca Murtagh e di incontrare Paolini soprattutto. Quarta domanda: quali sono tre libri che vorresti leggere entro la fine dell'anno? Sono sicuramente più di tre quelli che vorrei leggere entro la fine del 2023, ma partiamo con L'amuleto di Samarcanda, L'occhio del Golem e La porta di Tolomeo, ovvero i tre volumi che compongono la trilogia di Bartimeus. Ho già riletto, perché si tratta di riletture, ho già riletto il prequel, ovvero L'anello di Salomone, e poi appunto vorrei, entro la fine dell'anno, rileggermi l'intera saga contenuta in questo mega mattone. Si tratta di una saga fantasy che segue questo demone Bartimeus, che può essere convocato da dei maghi tramite una serie di incantesimi, ma come tutti gli altri demoni lui non ha assolutamente nessun tipo di voglia di essere evocato, perché a quel punto si trova a essere schiavo del mago che l'ha evocato e deve eseguire i suoi ordini. Quindi l'obiettivo nella vita di Bartimeus è: uno, non essere evocato, e due, nel momento in cui viene evocato, cercare di far fuori questo mago. Fa molto ridere, Bartimeus è un personaggio abbastanza esasperante ma molto anche divertente, quindi mi è piaciuto tantissimo tornare a leggere di lui nel prequel e non vedo l'ora di leggere anche l'intera trilogia. In più ho alcune saghe in corso da ascoltarmi in audiolibro. Innanzitutto la saga dei Delitti Mitford, ho ascoltato i primi 5 volumi, mi manca solamente il sesto, che però ancora su Storytel non è uscito. Spero che esca entro la fine dell'anno per potermelo ascoltare e concludere finalmente questa saga di misteri ambientata a Londra durante il Novecento. Carini, piacevoli da ascoltare in audiolibro, niente di stratosferico, poi io non sono una grandissima amante dei gialli, però appunto come saga da ascoltare in audiolibro è molto piacevole. Altra serie che ho in corso e che continuerò ad ascoltare in audiolibro è quella dell'Ombra del Vento, che avevo già letto in cartaceo in passato. Non mi aveva entusiasmato perché non aveva, diciamo, risposto alle mie aspettative. L'ho riascoltata in audiolibro e l'ho apprezzata molto molto di più. E si tratta anche questa di una sorta di mistero strano ambientato a Barcellona, sempre nel Novecento. Sicuramente ascolterò anche i seguiti in audiolibro. Quinta domanda: c'è un libro che potrebbe ancora scioccarti e diventare il tuo preferito dell'anno? Devo dire che non ho una vera e propria risposta per questa domanda, perché dei libri di cui vi ho parlato che vorrei concludere o leggere entro la fine del 2023,
nessuno potrebbe stupirmi così tanto da diventare il mio preferito dell'anno. Ho due ipotesi però di libri che non credo riuscirò a leggere entro la fine di quest'anno, ma che sicuramente hanno più chance di quelli che vi ho già mostrato di stupirmi e di rientrare tra i miei preferiti. Innanzitutto parlo di Babel di R.F. Kuang, autrice della trilogia della Guerra di Papaveri, una delle mie saghe preferite di sempre. Si tratta di un fantasy con vibes Dark Academia, incentrato sul tema della traduzione. Non so altro, io ho l'edizione in inglese che spero di riuscire a leggere e a comprendere, insomma. Non vorrei rischiare di non apprezzare il libro perché mi risulta troppo complesso in inglese, quindi proverò a leggerlo in inglese. Se non dovesse essere sopra al mio livello, prenderò l'edizione italiana, che però appunto non penso riuscirò a leggere entro la fine dell'anno. In ogni caso però si tratta comunque di un libro che potrebbe stupirmi e piacermi parecchio. Altro libro che è già più plausibile che io riesca a leggere entro la fine dell'anno, perché è un nuovissimo arrivo nella mia libreria e mi affascina parecchio, si tratta di A Study in Drowning di Ava Reid, che sto vedendo tantissimo sui social. Non so esattamente di cosa parli, ma credo che abbia anche questo vibes alla Dark Academia, il che comunque non mi dispiace, per quanto non sia una delle mie cose preferite in assoluto, però è comunque un tipo di ambientazione, un tipo di genere che non mi dispiace. L'edizione tra l'altro è pazzesca, mi è arrivata con la box della Illumicrate di settembre, che tra l'altro ho ordinato per sbaglio, ma fa lo stesso, sono comunque contenta che mi sia arrivato questo libro, con gli edges, quindi il taglio della pagina colorato con questo pattern stupendo che riprende la copertina, e anche la sottocopertina è pazzesca, sembra tipo uno sketchbook di un architetto, non so, comunque stupenda, quindi edizione pazzesca, e devo dire, mi incuriosisce parecchio. Spero di riuscire a leggerlo entro la fine dell'anno e spero anche che mi piaccia effettivamente, perché non sempre i libri di cui si parla tanto su Instagram, su TikTok, sono poi effettivamente dei libri di così tanto belli, ecco. E infine, sesta e ultima domanda, chiede: hai già iniziato a fare piani di lettura per il 2024? Devo dire che ancora non ho creato nulla di strutturato, non ho particolare idea di che cosa mi piacerebbe leggere l'anno prossimo, ma sicuramente più avanti farò uscire un video dedicato proprio alla TBR del 2024, quindi ve ne parlerò sicuramente meglio in quel video. Detto ciò, siamo arrivati anche alla fine di questo video, io vi ringrazio per averlo seguito fin qui e vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale e se volete seguire ancora più approfonditamente i miei scleri e le mie chiacchiere letterarie potete farlo seguendomi anche sulla mia pagina Instagram Pizzichi di Libri. Detto ciò, come sempre, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!